Buongiorno Castori! Beh, come avete capito dal nostro entusiasmo molto contenuto e quasi impercettibile, oggi è la nostra prima volta in Svizzera. Costeggiando le sponde del Lago Maggiore siamo giunti in quella parte della Svizzera in cui si parla ancora la lingua italiana, il Canton Ticino. Ma oggi la nostra meta non è tanto il Lago Maggiore, quanto la città di Locarno, perché lì vi è un luogo intimamente avvolto dalle leggende. Dopo la conquista nel 1341 di Locarno, da parte della potente famiglia milanese dei Visconti, Luchino Visconti, fiero di aver espanso i propri territori di Milano fino al Lago Maggiore, ordinò la costruzione del castello, che oggi conosciamo come Castello Visconteo. Costruito, distrutto e restaurato varie volte, rappresentò in epoca medievale e in epoca rinascimentale un ottimo punto di controllo per quella via di comunicazione che univa la Verbania alla Svizzera e infine alla Germania meridionale. Attorno a questo luogo aleggiano però tante leggende medievali, una delle quali ci è stata tramandata grazie allo scritto di uno dei più famosi artisti tedeschi, Heinrich von Kleist. Scrittore ed eterno ricercatore della felicità, che purtroppo non riuscì a raggiungere a causa della sua morte prematura, Heinrich von Kleist scrisse un racconto gotico ambientato nel castello visconteo che si chiama La mendicante di Locarno, pubblicato poi nel 1811. Egli racconta come la marchesa che abitava nel castello vi fece entrare una mendicante malata, ospitandola in una stanzetta dell'edificio. Al calar della sera il marchese fece ritorno dalla caccia e con sua grande sorpresa e un certo fastidio venne a conoscenza della decisione della moglie e ordinò alla povera donna di spostarsi dall'angolo in cui si trovava, poiché proprio quello era il punto in cui il nobile posava solitamente il proprio fucile. Ma alzandosi con la stampella cadde e si ruppe l'osso sacro. In compagnia dei suoi stessi gemiti e in preda ad atroci sofferenze, poco tempo dopo morì, senza che nessuno se ne accorgesse. Anni dopo, il marchese, ormai in precarie condizioni economiche, ospitò presso la sua dimora un cavaliere fiorentino, interessato a comprare il castello. Per caso venne accolto proprio in quella stanza in cui anni prima era morta la mendicante. La notte, udendo gemiti e rumori di ogni genere, abbandonò per sempre l'idea di possedere quel castello. Il marchese così decise di controllare lui stesso. E alla terza notte, che sentiva i rumori provenire da quello stesso angolo della stanza, e mentre la moglie era andata in paese a chiedere aiuto, lui fu preso dall'ira e diede fuoco all'intero castello. Inutilmente la moglie mandò gente a salvarlo. Era già morto nel modo più orrendo. E ancora oggi le sue ossa bianche, raccolte dai contadini, si trovano in quell'angolo della stanza, da dove, per ordine suo, si era alzata la mendicante di Locarno. Una storia a dir poco sconvolgente. Chissà quali verità cela questa storia, ma sicuramente un castello che erge imponente sulla città di Locarno per quasi 9 secoli non può che ospitare tra le sue mura qualche fantasma che vaga ancora tra i corridoi del maniero. Stiamo provando la doppia ripresa, siamo sul Lago Maggiore che è bellissimo, l'unica cosa è che mentre guidi tutto il tempo, tutti questi chilometri, non riesci mai a trovare un posto dove poter parcheggiare e scendere proprio sulla spiaggia a vederlo. Sì, non ci sono punti, è tutta strada.
in Svizzera, tutta finalmente strada. Qui abbiamo trovato un posto, è bellissimo, ecco così è fatto. Doppia ripresa, fighissima. L'unica cosa poi, per quanto riguarda la Svizzera, i parcheggi sono tutti a pagamento, tutti. Non ci si può, no, no, è un casino, è un casino. Tra l'altro c'è il franco svizzero. Ah sì, accettano gli euro ma ti danno il resto in franchi. E noi che ci facciamo? Paghiamo il parcheggio ovviamente, perché qui a voi avete tanto parcheggio da farci pagare. Mamma mia, siamo arrivati fino a una diga nelle montagne con sì. il parcheggio a pagamento. Sì, proprio assurdo. Ovunque. Focacce semplicissime al rosmarino che ci costerà addirittura 5 euro. Ok, oggi niente tonno. Non si vede più.